può essere positivo per chi va a insegnare ma non ha i talenti, forse varrebbe la pena ricominciare da rivedere il percorso, compresa la parte preaccademica. Anche su questo abbiamo dei problemi. Metà dei corsi preaccademici sono stati dati all'esterno dei conservatori. Forse anche su questo varrebbe la pena fare una riflessione, anche in considerazione del reclutamento, del problema del reclutamento. Dentro una riforma complessiva tutte le cose possono andare in ordine. Da questo punto di vista vediamo anche la disponibilità, anche come gruppo, ma non solo, a lavorare con lei per fare tutto il possibile che va fatto, che è più, è un obbligo, ma ripeto, per un patrimonio straordinario di questo Paese. Grazie. Grazie collega Vignali. Passiamo all'interrogazione numero 3-1980 dei deputati Scotto ed altri concernente iniziative di competenza volte ad accorpare il voto referendario in materia di trivellazioni con il primo turno delle elezioni amministrative previste per giugno 2016. La deputata Pellegrino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro. Sono 9 le regioni che hanno raccolto il grido unanime delle popolazioni locali contro le trivellazioni nei loro territori, richiedendo 6 referendum contro quelle norme che questo governo ha imposto in assenza di un piano energetico e in nome di un modello di sviluppo desueto e fallimentare, devastante per il nostro meraviglioso patrimonio territoriale e dannoso per il clima. Ma il governo, terrorizzato che gli esiti referendari possono essere un boomerang contro le sue politiche, ha fatto una brusca retromarcia, cancellando parte di quelle norme con la legge di stabilità 2016. Non tutte, però. Un quesito è rimasto valido, quello riguardante la durata delle autorizzazioni a esplorazione e trivellazione dei giacimenti già rilasciate entro le 12 miglia dalla costa. Ministro, ci dimostri che non teme il referendum, perché noi le chiediamo in questa sede, con questa interrogazione, di accorpare il voto referendario con la prima tornata delle prossime elezioni amministrative. Potremmo risparmiare 300 milioni di euro e garantire la partecipazione di tutti i cittadini. La ringrazio. La parola al Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Sì, grazie Presidente. Premetto che la legge 352 del 1970, che disciplina l'istituto referendario, non contiene espresse previsioni sulla possibilità o meno di abbinamento del referendum abrogativo con le consultazioni elettorali amministrative. Va anche considerato che la norma sull'election day contiene elementi in questo senso, in quanto ha considerato a parte l'esigenza di accorpamento dei referendum, distinguendoli dalle altre forme di espressione della volontà popolare. Ciò detto, la celebrazione contestuale di consultazioni referendarie e delle elezioni amministrative incontra anche difficoltà di natura tecnica e non superabili in via amministrativa. Mi riferisco in particolare alla diversa composizione degli uffici elettorali, alla ripartizione degli oneri e all'ordine di successione delle operazioni di scrutinio. Per quanto riguarda il primo aspetto, le norme che prevedono proprio che l'ufficio di sezione sia composto da 4 scrutatori per le consultazioni amministrative, mentre per quelle referendarie ne sono previsti 3. Per ciò che concerne il secondo aspetto, occorre rilevare che alle spese per le amministrative concorrono pro quota, insieme allo Stato, anche gli stessi comuni interessati al voto. In questo caso, mancherebbe un criterio legislativo per la distribuzione del peso finanziario della consultazione.